Le mafie usano la drammatica crisi sociale provocata dal Covid per avvicinare persone che hanno perso il lavoro e imprese in difficoltà. Lo fanno attraverso forme di assistenzialismo che a volte riescono ad arrivare prima dello Stato. Gesti che finiscono con il consolidare il consenso sociale di certi boss. Più di tutti è la camorra che impiega le sue ingenti liquidità legate al traffico di sostanze stupefacenti per acquistare generi alimentari, sanitari, oppure elargendo prestiti di denaro a titolari di attività commerciali di piccole e medie dimensioni e creando i presupposti per fagocitare strumentalmente quelle più deboli. Lo evidenzia la Direzione Investigativa Antimafia nell'ultima relazione semestrale consegnata al Parlamento. Questo, in un periodo di Covid, in un periodo di pandemia, fa sì che le organizzazioni criminali stiano cercando nuovi mercati dove reinvestire i loro proventi. E in un momento di forte debolezza del tessuto economico nazionale, in un momento di forte deficit economico e di forte deficit di liquidità delle aziende, consente alle organizzazioni criminali di potersi inserire in tessuti economici legali, oggi come finanziatori e domani sicuramente come spogliatori, come depredatori di quelle società per poterne diventare completamente parte integrante della loro organizzazione criminale. La pandemia di Covid-19 rappresenta una grande opportunità per le mafie e lo snellimento delle procedure di affidamento degli appalti e dei servizi pubblici comporterà seri rischi di infiltrazione mafiosa dell'economia legale, specie nel settore sanitario. Ma la DIA vigila anche su un altro settore, quello dei finanziamenti per le grandi opere e la riconversione alla green economy, dove riciclaggio e corruzione possono insinuarsi.